Posto su uno scenografico pianoro alle pendici orientali dei Monti Alburni, il comune di Petina occhieggia antico tra la folta vegetazione. Petina è un comune della provincia di Salerno, alle pendici dei Monti Alburni, una montagna di natura carsica definita da alcuni le Dolomiti del Sud. È raggiungibile tramite l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, c'è l'uscita e lo svincolo autostradale di Petina che è collocato tra quello di Ponna e di Sicignano degli Alburni. Un luogo dall'aspetto remoto ma molto facile da raggiungere, che consente una vera immersione nel verde. Cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il territorio di Petina è compreso nell'area di interesse UNESCO in qualità di riserva della biosfera. È un comune montano caratterizzato da degli elementi tipici della ruralità, tante peculiarità. Quella che la caratterizza in maniera importante è la montagna. La montagna a 1742 metri di altezza, un pianoro a 1300 metri presente, un osservatorio astronomico che a livello amatoriale è uno dei più grandi d'Europa, è localizzato in un posto incantevole, un ex pascolo montano realizzato in un ex ricovero per gli allevatori, e quindi è sicuramente un aspetto che va sicuramente visto, perché è una peculiarità che pochi altri paesi del sud Italia hanno. Questo grande patrimonio naturale arricchisce il paesaggio e rappresenta un'inestimabile riserva di biodiversità. Se oggi queste montagne rappresentano il contesto perfetto per sfuggire alla frenesia del quotidiano, il passato di queste vallate narra tradizioni d'antico retaggio. La data di fondazione di Petina è ancora incerta. Sicuramente abbiamo dei resti, delle testimonianze che risalgono già dal periodo romano. Hanno scoperto una villa romana durante gli scavi allo svincolo stradale in località Massa. A queste prime attestazioni si succedono le tracce degli insediamenti dei monaci basiliani, ovvero greco-bizantini, che approdarono in quest'angolo montuoso della provincia di Salerno tra IX e XI secolo. La maggior parte dei documenti sono comunque attestati dal periodo che va dall'anno 1000 all'anno 1250. Si tratta di documenti contrattuali dove grandi signori danno territori uliveti al convento di Sant'Onufrio. Sicuramente uno dei documenti più importanti è quello del 1193, dove Petina insieme al borgo di Massa sono citati all'interno di una bolla papale, quella di Celestino III. Per molto tempo università autonoma, Petina rappresentò per svariate decadi un punto di passaggio strategico che meritava un'attenzione particolare in termini di controllo e sorveglianza. Ponte tra Costa e Lucania, Petina godette di tutti i servizi dell'epoca forniti dal convento di Sant'Onofrio. Qui, prima ancora della nascita del convento di Sant'Onofrio, avevamo questi monaci che vivevano all'interno di piccole cavità naturali, in piccole grotte, come basti pensare comunque al complesso rupestre dello Spirito Santo. Proprio in questo territorio, che nell'anno 1000 i signori Longobardi, i principi Longobardi di Salerno, decisero di popolare quest'area, realizzando appunto il nostro monastero. Il nostro monastero è importante perché abbiamo l'atto di fondazione, ovvero che risale al 1018, che è una cosa alquanto unica. Presidio e fulcro dell'economia del territorio, il convento di Sant'Onofrio concorse ad un aumento della popolazione, consentendo un efficace scambio di beni e merci attraverso le vie dei monti.
dopo nel 1018 che iniziò ad essere costruito il nostro convento ed è strutturato in 8 vani. 5 sono quelli più antichi, che risalgono appunto all'anno 1018, e gli altri 3 risalgono invece a un periodo cronologico che va nella seconda metà dell'800 e i primi del 900. Una struttura composita che culmina nel campanile, che diviene il simbolo dell'intero complesso, articolato su 3 livelli con 4 aperture a monofore archiacute. Ed è dedicata a Sant'Onofrio perché proprio qui avevamo la presenza, ancora prima della struttura, di questi monaci greco-bizantini che giunsero qui con questo culto. Questo luogo d'antica spiritualità, a partire dall'anno 1000, accolse una cospicua ondata migratoria di genti in fuga dalla Sicilia all'indomani della conquista musulmana. E ben presto, attorno al convento, nacque il borgo in terra e pietra, che oggi conserva ancora tutti i suoi tratti distintivi. Da visitare la chiesa, che presenta alcune opere di alcuni artisti, tra cui un certo Cesare Consolmagno, un ebanista, un artigiano del legno di Aquara che ha fregiato l'altare, il coro e altre opere d'arte nella chiesa. Sebbene la parrocchiale sia dedicata a San Nicola di Bari, il santo patrono di Petina è il Sant'Onofrio Eremita, che si celebra in 2 momenti distinti, l'11 giugno e il 2 agosto. È l'occasione anche perché il paese si ritrovi, tutte le persone che hanno dovuto emigrare per diverse ragioni, principalmente per il lavoro, si ritrovano in questo momento particolarmente significativo e riconosciuto come identità da parte della popolazione locale. Un altro momento saliente del calendario di Petina, in omaggio alla tradizione silvopastorale di queste montagne, è rappresentato dalla Sagra della Fragolina di Bosco, che si svolge tutti gli anni la terza domenica di giugno. Un evento significativo che quest'anno compie i suoi primi 50 anni. Il prodotto che trova la sua santificazione in questo giorno è la Fragolina di Bosco. Ha la particolarità di essere una fragolina che si produce una volta all'anno. Ha un particolare segno distintivo che è il profumo, oltre che il sapore. Prodotto unico, originale e identitario, che rappresenta l'espediente perfetto per mettere in mostra tutto il paese, a partire dalla cucina. La gastronomia è uno dei nostri pezzi forti del paese. Abbiamo vari prodotti a partire da formaggi, salumi, fino ad arrivare ai prodotti del sottobosco. Abbiamo more, mirtilli, ribes, fino al pezzo forte che è la fragolina di bosco, con la quale vengono fatti vari prodotti, dal liquore di fragole, la fragolata che è fatta con limone e zucchero, fino ad arrivare al gelato, dove abbiamo la tipica spaghettata di fragole con gelato a crema, con crema di fragoline e fragoline di bosco. Sono questi alcuni esempi degli abbinamenti che si possono degustare in occasione della Sagra della Fragolina di Bosco, che coniuga sapore, tradizione, musica, convivialità e scoperta di tutto il comprensorio. Durante i 2 giorni della Sagra saranno previste varie manifestazioni culturali, ci saranno visite guidate in montagna e all'osservatorio astronomico. Tutto questo è Petina, il posto delle fragole, un territorio da vivere, da gustare e da scoprire. Venire a visitare Petina per 2 ordini di ragione. Uno, perché noi vendiamo un'aria intonsa, un'aria che non ha inquinamento. 2, perché vendiamo anche il silenzio. No? C'è un posto dove non vi è il tran tran della vita quotidiana delle città, ci sono ancora i valori di una volta, il senso di comunità, il senso di appartenenza,
la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con una persona, ma tu per tu, con le relazioni umane senza social e quant'altro.